Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con un vlog. Allora, siccome praticamente siamo alle porte di FIFA 16, io tra l'altro non ce l'ho ancora perché l'ho ordinato su Unieuro, purtroppo ancora non è arrivato, non hanno rotto il day one, forse lo romperanno oggi proprio che uscirà il video, domani, non lo so. Comunque, allora siamo qui per chiedere, cioè almeno io sono qui per chiedere a voi cosa portare su FIFA 16. Allora, a parte che sicuramente vorrò portare un Rotto Division 1, che ce l'ho, diciamo, già in mente già dall'anno scorso, anche perché l'anno scorso non ve l'ho portato, quindi mi sembrava anche un po' d'obbligo portarvi un Rotto Division 1, magari con qualche variante, ecco, magari anche il titolo non vorrei chiamarlo Rotto Division 1 perché poi sarebbe un po' troppo monotono. Però raga, diciamo che quella è la base. Ditemi voi magari qui sotto cosa portare con il Rotto Division 1, magari cambiando qualcosina, ecco, magari facendo un tipo apri un pacchetto, cerchi la squadra, cerchi di fare tutto attorno a un giocatore, non lo so, ditemi voi. Comunque, poi, allora, stavo pensando anche alla carriera allenatore. Allora, ovviamente un po' di squadra adesso ve le dico. Allora, l'Udinese, che magari adesso vi comparirà qua, allora, Udinese, il Chievo, o il Verona, o il Sassuolo, o la Sampdoria. Queste sono le squadre di Serie A che avevo in mente. Poi invece di Serie B avevo in mente il Cagliari. Ecco, ditemi voi qui sotto con un commentino che squadra vorreste che io portassi sul canale. Ecco, non riesco manco più a parlare. Ecco, ditemelo qui sotto perché sarei davvero... allora facciamo così. Voi mi scrivete la squadra. La squadra più votata sarà scelta per iniziare questa carriera allenatore su FIFA 16. Poi, stavo pensando sempre a carriere, perché volevo portare Road to Division 1, ovviamente poi magari il titolo, cambiamo un po', non chiamiamolo Road to Division 1 perché è troppo monotono. Uno. Due, volevo portarvi la carriera allenatore, queste sono le squadre che vi ho detto, poi magari se volete che io giochi con qualche altra squadra, magari, non lo so, della Barclays o della BBVA, o di altri campionati, ovviamente la più votata sarà scelta. Adesso ovviamente non è che mi mettete il, non lo so, l'esempio, il Canicattì, e tutti votano il Canicattì per farmi giocare malissimo, anche perché la vedo dura, per dire. Però raga, la più votata sarete voi a sceglierla. Ovviamente appena uscirà FIFA 16 partiamo subito con queste serie alla grande. Poi avevo in mente, allora, carriera giocatore, vi avevo detto che volevo portarvi la carriera mia, cioè Tatigno, volevo crearlo anche perché Camper mi chiama sempre Tatigno, quindi volevo, diciamo, chiamarmi Tatigno e portarvi la carriera giocatore personale. Fatemi sapere se volete la carriera giocatore con Tatigno, oppure avevo pensato prima che andasse al Manchester United Anthony Martial, solo che regà è davvero una bestia quest'anno su FIFA, non so quanto potrà salire di overall o comunque aumentare nella carriera. Se no, scrivetemi qui sotto qualche giocatore, ovviamente il più votato, come sempre, verrà fatto. O Tatigno, ovviamente io vi lascerò il commento Tatigno, votate Tatigno. Oppure, o Martial, ovviamente, perché comunque sono questi due che avevo in mente. O se no, raga, anche Bolasi non è male. Però vabbè, stavo pensando un po' a questi giocatori in crescita, comunque da far crescere, anche Kingsley Coman, solo che adesso è andato al Bayern. Non lo so, raga, giovani talenti che ovviamente io poi sarò a portarvi la carriera giocatore, quindi raga, ovviamente il più votato sarà scelto. Ok, queste sono le tre, diciamo, carriere, poi ovviamente c'era la carriera YouTube Italia che, vabbè, l'ho interrotta su FIFA 15 anche perché ho visto che non era neanche più tanto seguita, ma se la volete di nuovo, tutta magari rifatta su FIFA 16, ovviamente... fatta meglio, perché su FIFA 15 era un esperimento che comunque è andato bene, ma neanche più di tanto, ditemelo. Poi stavo pensando alla carriera allenatore con il Palermo, ragazzi, che mi stava tentando, e anche voi mi state tentando, perché l'avete chiesto anche con Dybala se la continuavo. Purtroppo, raga, non è che non voglio, però è un po' monotona, volevo un po' cambiare. Ovviamente non porterò solo FIFA sul canale, come ben sapete. E niente, raga, ditemelo qui sotto nei commenti, ovviamente i commenti, perché ci saranno tre punti, Rotto Division 1 e poi magari fianco con un nome, variante da chiamare, magari la scalata verso la squadra, The Perfect Team, non lo so, ecco, The Perfect Team già mi suona meglio, adesso sto sparando nomi così,
Comunque, ditemelo qui sotto, ovviamente, mettetemi magari 3 punti, magari con la squadra scelta che vi ho elencato prima, anche magari una della Serie B come il Cagliari, che sarebbe magari una scalata in più e anche un obiettivo molto più difficile. Comunque, Rotto Division 1, 1, poi carriera giocatore 2 e carriera allenatore 3. Poi ovviamente ragazzi, ci sono altre serie, visto che c'è anche il Draft Foot quest'anno, ben venga, magari ho qualche serie con qualche altro youtuber, sicuramente qualcosina ci sarà. Datatino è tutto, era questo che vi volevo dire, ma ovviamente siete voi i protagonisti, quindi raga, aiutatemi a scegliere le squadre, gli obiettivi, tutto insieme a voi. Datatino è tutto, spaccate like, iscrivetevi, perché se no siete game over. Tutti i link li trovate in descrizione, mi raccomando passateci, perché c'è Facebook, Instagram, Twitter, tutti i link in descrizione. Datatino è tutto, bella!